Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Dwarf Romantic, un gioco davvero molto particolare e assolutamente ben valutato su Steam perché vanta una recensione estremamente positiva. È uscito il 25 di marzo 2021, costa una cifra assolutamente budget perché parliamo di 8,99 euro. Lo andiamo a vedere, è completamente in italiano. Ovviamente adesso non selezioniamo, vabbè, io lo lascerei così com'è, però in effetti lo metterei in 1080p, in modo da non esagerare ulteriormente. Ora abbiamo due modalità, la modalità classica e la modalità creativa, che uscirà però prossimamente, perché ricordiamo il gioco è in Early Access. Andiamo a fare l'esercitazione tutorial. Clicca e trascina il tasto sinistro del mouse per muovere la telecamera. Vabbè, buzzed, ok. Clicca e trascina il tasto destro per votare, alternativamente QED, ok, perfetto. Scrolla la ruota XC invece per zoomare, ok. In Dwarf Romantic si costruiscono paesaggi con tessere esagonali. Clicca su uno degli slot vuoti intorno al tuo mondo, tasto sinistro, per posizionare la tessera superiore alla tua pila. Abbiamo questa pila qui di, come fossero, diciamo, delle carte. Passando sopra uno slot vuoto, usare la rotella per ruotare, ok. Quindi vedete che possiamo andare a mettere il campo per formare un bosco che comprende almeno 5 tessere. Ah, vedete che qua possiamo mettere, vedete, ci fa il bosco, ci fa il campo. Andiamo a mettere il ok. Così. Mannaggia. Un bosco che comprende 5 tessere. Mannaggia, dobbiamo. Ok, lo facciamo così. Lo facciamo così. Lo facciamo così. E poi magari lo facciamo così. Ok, abbiamo creato un bosco di 5 tessere. Il conteggio delle tessere in basso a destra mostra la quantità di tessere nella propria pila. Quando raggiunge lo 0, la sessione finisce. Posizionare 3 tessere per continuare. Facciamo un bosco da 6. Ok, guadagni tessere completando missioni indicate nel fumetto. Aggiungi almeno altri 9 campi. 9 campi. Aggiungi almeno 5 case ai bordi colorati. Ai bordi colorati? Vedete, più 5, 0. Mettiamo più 5. Qua le uniamo. Abbiamo creato 5 case, però, oh no, hai concluso, non ho letto in tempo. Guadagni tessere completando missioni, ok, aggiungi almeno 5 case, vediamo un attimo se ce la facciamo stavolta fatto. Perché diceva che avevo chiuso qualcosa che non potevo più fare. Facciamo così, 4, e qua aggiungiamo altre case. Ok, così. Ok, adesso l'abbiamo fatto. Aggiungi il numero esatto, 9 o più campi. Perfetto, quindi andiamo a mettere il primo campo. Vediamo un attimo, lo orientiamo così. Davvero interessante come cosa. Ok, campi che continuano. Ok, chiudi il gruppo per punti bonus e tessere. Chiudi il gruppo, che cosa vuol dire? Che dovrò chiudere qualcosa in modo assolutamente simmetrico. Quindi, non lo so. Non so, dovrei pensare a fare delle case così. Vediamo un attimo se riesco a chiudere il gruppo. Non so, non ho la minima idea di come fare a chiudere il gruppo. Intanto vediamo come anche succede nel Tetris, che abbiamo modo di vedere le tessere che vengono dopo. È veramente figo perché possiamo fare. Dobbiamo chiudere il gruppo. Però onestamente non ho la minima idea di come chiudere, perché vedete che qua non me le unisce, ma me le unisce nel momento in cui la strada continua. Vedete che c'è la strada, se io continuo la strada, il gruppo di case continua. Devo chiudere il gruppo. In questo caso, anche così. Vediamo, devo capire un attimo come funziona, perché qua dovrei chiudere questo gruppo di campi. Però se lo faccio così. Ok, me l'ha fatto, perfetto. Tessere combinare, i fiumi hanno restrizioni di posizionamento, le loro estremità non possono essere collegate a vari tipi di tessere. I posizionamenti non validi sono contrassegnati da una croce rossa come aiuto visivo durante il tutorial. Ok, infatti adesso abbiamo i binari. I binari che andrebbero messi così in modo da non. Perché qua poi non possiamo mettere altro, così stessa cosa per il fiume.
Vediamo un attimo, abbiamo messo il fiume lì, vedete possiamo fargli fare il giro, ma non possiamo, così come non possiamo metterlo, ok, possiamo metterlo così, però abbiamo un limite, che qui non possiamo più piazzare nulla di... Vabbè, qua mettiamo case, abbiamo dei campi che piazziamo, non possiamo farli comunicare con nulla di già esistente, in questo caso continuiamo con la ferrovia. Abbiamo un... il problema qua è che abbiamo un trivio, abbiamo un boschetto, sta diventando complicato qua. Vediamo un po'. Qua possiamo mettere questa casa qui. Così, perfetto, abbiamo completato. Tessera sbloccata, hai completato il tutorial. Congratulazioni, hai anche sbloccato la tua prima tessera speciale, il mulino a vento. Potrebbe comparire nella pila di tessere. Ok, come un gioco di carte, insomma, dove si collezionano le carte, qua collezioniamo nuovi edifici per la costruzione. Non stento a credere che questo possa essere veramente un titolo interessante. Allora, intanto cominciamo. Abbiamo già la scocciatura del fiume, però intanto iniziamo già a progettare qua. Qualcosa, lo mettiamo magari comunicante con i campi qui. Qua abbiamo un mare, qua lo piazziamo qua sotto. Ok, villaggio di case. Al momento non abbiamo grossi obiettivi. Come possiamo, vedete, possiamo dire unire la foresta o le case. In questo caso, vedete, muovendolo così è più 4, vendendolo qua è più 7. Non so, è sì per la strada, ok. Infatti la rotazione io non la uso, però in effetti ci fa capire diverse cose. Iniziamo a piazzare anche la ferrovia, che la mettiamo per così. Vediamo finché il gioco non ci dà particolari indicazioni. Qua ci dice che lo possiamo piazzare. Qua ci dà più 7. Qua, vabbè, piazziamola così. Adesso qua abbiamo un quadrivio, però qua ci va abbastanza a incasinare la vita, quindi lo metterei qui. Il fiume lo farei proseguire da questa, che anche qua è un bel problema. Adesso abbiamo tessere solo di bosco, quindi magari lo piazziamo così. Qua estendiamo un po' il boschetto della mia fantasia. Stiamo rendendo tutto molto grande. Abbiamo la possibilità di mettere il fiume qua. Bellissimo il modo in cui si combina. Mi ricorda tanto un altro gioco che non c'entra niente, però Labyrinth. Labirinto chiamato anche, che era carino perché ci si muoveva muovendo delle caselle, usando delle caselle, era uno dei primi prototipi forse di giochi di questo tipo. Però poi se a voi ricorda qualcos'altro fatemi sapere, vi prego. Allora, intanto continuiamo a piazzare case. Io adesso qua non ho grandi obiettivi, sto 100 tessere in totale, dobbiamo tenere un record di 2005. Vabbè, intanto abbiamo 42 caselle, continuiamo a metterle cercando di creare delle combo. Ovviamente io essendo un neofita di questo titolo non ne sono capace. E quindi boh, continuiamo a fare questa cosa. Qua abbiamo un campo che possiamo piazzare non lì, però ma lo mettiamo qua, così poi... Ah, qua no, perché c'è la ferrovia, è vero, l'ho piazzato male, l'ho piazzato malissimo, anzi, vediamo un po'. Iniziamo a mettergli dei campi qui così. E qua abbiamo sempre il fiume, dobbiamo trovare un fiume con un campo vicino. Intanto iniziamo magari a fare una zona più agricola da questa parte, in modo da non ostacolare qua le case, gliele mettiamo qua vicine. Qua abbiamo un campo e una casa. Oh, questo lo possiamo mettere perché vedete che c'è la fine della ferrovia. Quindi qua ci leviamo una bella gatta da pelare perché la ferrovia qua finisce e quindi possiamo avere più libertà di posizionare le cose. Un altro campo lo mettiamo di qua, però qua c'è la menata del fiume. Però non è male. Abbiamo un altro trivio di fiumi. Vediamo, non possiamo muoverli in altro modo. Qua facciamo così. Qua piazziamo questo. È molto figo per vedere come effettivamente diventa questo posto. Così. Qua abbiamo un altro. Voglio vedere cosa succede alla fine. Quando abbiamo finito di mettere tutte le caselle qua, stiamo mettendo campi come se non ci fossero domani. Ora possiamo ricominciare con le case. Addirittura qua c'è una ferrovia. La ferrovia la facciamo andare di là. Qua
Quindi qua possiamo continuare con i campi, però abbiamo delle case, quindi visitiamo delle case. Allora, vediamo un po'. Ok, qua la ferrovia passa. Cerchiamo di tenerla limitata in modo da non... quanti campi. Qua... No, ma non c'è un modo più logico dove piazzarlo. No, perché è l'unico comunicante qua, quindi lo mettiamo per così. Così qua gliene piazziamo una. Ah, abbiamo il fiume, mannaggia. Possiamo metterlo qui così completiamo. Ok, perfetto, stiamo guadagnando punti. Le tessere continuano a rigenerarsi, quindi stiamo andando discretamente bene, credo. Abbiamo sbagliato forse qua. Vediamo un attimo. Sarà da capire bene le regole, però sicuramente per il prezzo che costa, la bellezza della grafica, secondo me può essere un gioco davvero carino. Tanti campi anche qui, ma questo non riesco a piazzarlo perché c'è la ferrovia che mi serve un qualcosa che stoppi in modo da chiuderla. Abbiamo un altro trivio anche qui, la mettiamo qua. Qua devo trovare qualcosa che assolutamente abbia un fiume e abbia una ferrovia che si chiude, quindi la vedo molto molto difficile. Ecco qua. Qua riusciamo a chiudere così. Ah, qua abbiamo sbagliato qualcosa. No, non so più neanche cosa fare. Però sta venendo anche una bella mappa, della verità. Poi sono carina perché alla fine si va a vedere come diventa e può essere una sorta di mappa da gioco fantasy. Ok, devo assolutamente capire poi meglio le regole di questo gioco perché non è così immediato. Qua continuiamo a mettere campi, qua continuiamo a mettere boschi, così creiamo. Qua abbiamo il mulino è quello che abbiamo scoperto prima, quindi praticamente piazzandolo ci dà un più 3. E dai, stiamo facendo tanto. Forma un elemento d'acqua con almeno 15 segmenti d'acqua. Ok, dobbiamo continuare a creare. Allora, le missioni sono quelle. Non me le ho filate fino a questo momento. E poi abbiamo... metti giù 100 tessere. Vabbè, questo è questione di tempo, quindi lo faremo con calma. Intanto continuiamo, ma non voglio chiudere la zona qui, voglio continuarla, quindi... mi piacerebbe far così e continuare ai lati, infatti così faremo. Ok, ottimo. Qua c'è un fiume, quindi il fiume lo possiamo mettere qui così. Così chiudiamo. Qua solo 80 case, quindi le piazzo qui così creo il bonus. La ferrovia non riesco a metterla in nessun lato, la facciamo andare di là. Qua gruppo di case che mettiamo qui, comunicanti. Qua abbiamo... altre case, no, abbiamo la ferrovia che gira in due direzioni, quindi la facciamo andare di qua, poi magari una delle due si andrà a chiudere. Il fiume, così continuiamo con le nostre opere di fiume, di fiumaggio. Qua non comunica, però lo facciamo comunicare qui. E boh, qua non me lo fa mettere perché c'è, mannaggia, questo che mi porta via veramente tanto. Così, boschetto, comunicante così, qua un altro campo che va così, il fiume continua, ah no, il fiume è dopo, quindi lo facciamo qua, la città, la Big City, il fiume che va di là, mannaggia, fiume, no, voglio farlo girare di là. Ok, abbiamo sbloccato una nuova tessera, rivendica la barca. Abbiamo preso anche la barca, quindi va bene. Vediamo che cosa succede. Il gioco è in early access comunque, quindi sarà da vedere come verrà portato avanti. Probabilmente nuove tessere, nuove regole, magari nuovi tipi di gameplay andando avanti, stravolgimenti di gameplay, anzi. Qua devo metterlo qua per forza. Qua lo metto qui. Iniziamo ad accelerare un pochino i tempi perché se no non arriviamo più a una. Questo è bello, questo allarga tantissimo il discorso del fiume. Questo è un altro campo, questo è un altro fiume che purtroppo però non mi lascia andare avanti. Questo è una cosa assolutamente inutile, che è un'altra ferrovia che non conduce da nessuna parte. Devo assolutamente riuscire a chiudere.
Questo è un altro fiume. Mannaggia, mi serve un laghetto. Vediamo. Ok. Questa è una casella vuota. Voglio andare a riempire qua, che non serve a nulla, ma qua ho fatto una cavolata, però forse no, non la recupero. Qua, sì, ferrovia che prosegue dritta e la mettiamo qui, così almeno magari. Qua è un bel fiume. Magari riusciamo a chiuderlo così. Ok. Ferrovia che continua. Fiume che gira. Così. Mannaggia, abbiamo quasi concluso le 100 tessere, eh? Quindi scopriremo che cosa si cela al di là di queste missioncine. Game over. Abbiamo concluso perché abbiamo fatto un record. Ma non abbiamo completato il record che era di 2005, non ce l'abbiamo fatta, non abbiamo sfruttato abbastanza le nostre carte e non ce l'abbiamo fatta. Boh, non lo so, dovrei provare a rigiocare nuovamente in modo un pochino più logico tutta la mia avventura, giocare queste 100 carte senza buttarle via. Ok, ho sbloccato anche un altro bioma. Lavanda, ottimo, vediamo se iniziamo poi a trovare. Adesso inizio a giocarmelo un po' più in modo logico. Abbiamo sbloccato il mulino, abbiamo sbloccato questo, abbiamo fatto 2500 punti, quindi adesso vado più sparato. Più sparato, cerco di far combaciare veramente tutto con tutto quello che posso senza creare vincoli, che è una cosa veramente interessante. Vedete che qua mi dice ok, ah ok, se mi segna. Ok, vediamo un po'. Vedete che mi segna la spunta, quindi vuol dire che è buono. Non riesco a metterlo da nessuna parte, forse qua sì, fantastico. Case coi campi, di nuovo. Non riesco più a farle comunicare. Qui così. Ok, boschetto, continuiamo. Boschetto, continuiamo. Cerchiamo di fare le cose come si deve questa volta. Però qua non comunica con nulla. Niente, la mettiamo qua. Perfetto. Fiume. No, fiume che va verso la ferrovia che finisce è veramente proibitivo. Ok. Qua è una ferrovia che gira su, direi di no. La mettiamo così. Così qua. Poi questo finisce direttamente nel bosco. Così ci fa una cosa sempre più lunga. Il fiume. Altri obiettivi è costruisci un percorso ferroviario almeno 10 binari. Ottieni un record di 2005. Metti giù 500 tessere in totale. Ah, mannaggia, ne abbiamo già messe tantissime. Vabbè. L'obiettivo è quello di mettere quindi le tessere ferroviarie, abbiamo detto. Quindi va bene. Tanto vabbè, mi concentro così. Certo, di giochi ultimamente, di giochi un po' particolari, ne sto provando tanti. Ormai bisogna comunque riuscire a capire quali sono quelli davvero meritevoli, quelli davvero carini da portare. Ok. Dai, la ferrovia sta andando anche discretamente bene. Il problema è che devo farla comunicare con questa zona qua. Vabbè, intanto continuiamo di qua. Campi su campi. Qua sta andando alla grandissima. Ok, ferrovia. Ferrovia. Campi. Qua ci sta facendo una combo pazzesca. Più 25. Non so perché è uscito più 25. Comunque va bene. La foresta qua dice di no. Qua dice di sì. Molto bene, campi di nuovo, campi di grano. Ok, fiumiciattolo, ferrovia che curva. Voglio mettere di là, è girata così. Dice di farne almeno da 10. Però mettere giù 500 caselle è veramente lunga come partita. Comunque noi continuiamo senza grossi pensieri.
Case qua non comunicano, le mettiamo qui. Altre case, ok, abbiamo completato tutta la zona. Ancora campi, i campi proseguono da qui, i campi proseguono anche di qua, girati così. Questo completa lì, le case, cumulo di case qua, che continua qui. Bisognerebbe far combaciare più biomi insieme, cioè quindi se uno ha sulla casella le case e il bosco, bisognerebbe farlo combaciare con quello, però vabbè. Tanto mettiamo questo di qua, il boschetto di qua. Ole. Dai, dai, dai. 500 caselle sono tante, però ci proviamo. Dovremmo ottenere 2005 come punteggio. Speriamo di farcela, di riuscire anche a completare quell'obiettivo di fare le 10 caselle di percorso ferroviario. Speriamo. Speriamo davvero. Allora, bosco. Ottimo. Bosco ancora. Ok. Ah, la mappa è bellina adesso. Sta diventando carina. Ole. Fiume. Tac. Boschetto. Tac. Qua. Tac. Ah, però. Ok, qua cominciamo con un bosco magari. Qua completiamo con le case. E qua continuiamo con i campi. Però non me li fa comunicare. Quindi la posso collegare qua. Sì. E chiuderla qui. Ok. Me lo fai fare ancora un. Oh, qua chiudiamo il fiumiciattolo. Qua abbiamo un altro fiumiciattolo. Voglio completare. Mannaggia. E la ferrovia non me la vuol far proprio completare. Quindi vabbè. Fammi mettere questo. Questo qui. Mamma mia, ragazzi, non ci sto capendo molto quello che sto facendo, però sembra interessante. Allora, tac. Dai, ma è possibile che non ho più caselle? Non ho più caselle. Game over. Niente, ho completato ancora. Non ce l'ho fatta, ragazzi. Sono veramente gioco stranissimo. Ma completando le varie sfide si vanno a sbloccare diverse cose che possono essere nuove carte e altre funzioni di gioco, insomma. Comunque, 8,99 questo rompicapo a caselle. Non sicuramente un gioco per tutti, ma sicuramente un gioco ben disegnato. La grafica è veramente carina. È un rompicapo. Costa 8,99 euro. È uscito da relativamente poco. Ed è in early access in italiano. Ragazzi, questo gioco ha già diversi prerequisiti importanti. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. E alla prossima. E ciao ciao.